A1 TV, un caloroso saluto da Martino Serra. Benvenuti su Backstage. Questa è la primissima puntata ufficiale di Backstage, il programma che si intrufola nelle salette prove delle band per andare a conoscere a fondo chi sono le band, come suonano, gli elementi che la compongono e tutto quello che succede in una saletta prove quando una band è a comporre e a provare i pezzi. Passeremo una serata con loro anche dopo che hanno finito le prove nei divanetti della loro saletta, quindi potete immaginarvi a quale sfarzo assisterete. E la band di questa sera, la primissima band che abbiamo scelto per voi, è una band molto conosciuta nell'ambiente genovese, si chiamano Sboom. Molti di voi in questo momento conosceranno già la band, capitanati da Matteo Poli, un insegnante. E poi hanno al basso c'è Roberto De Masi. Ci sono due percussioni in questa band, una è capitanata da Carlito Brigante, molto conosciuto nell'ambiente genovese anche perché lavora nel bar dei Giardini Luzzati nel centro storico di Genova, e un caro amico che si chiama Salvatore Scalise, però noi preferiamo chiamarlo Friends, quindi lo chiameremo Friends, e alle seconde percussioni. Il batterista è un personaggio nuovo nella band, quindi è entrato da poco, si chiama Fabio ed è un comico della scena genovese. Sicuramente qualcuno dei cittadini genovesi lo avrà visto già su qualche palco genovese. La loro musica è reggae, noi li abbiamo stanati nella saletta, vediamo com'è andata. Quello che andremo a fare questa sera è entrare nella saletta numero 57, a cui suoniamo il campanello e andiamo subito a conoscere chi saranno gli elementi di questa sera. Vi annuncio solo che si chiamano Sboom! E ora entriamo! Ci hanno aperto la porta! Perché? Perché Sboom è venuto fuori dal film di Vacanze del Cactus con il grandissimo Bombolo e aiuto, addirittura no, sto cadendo nell'arma, è grandissimo Cannavà, che a un certo punto ci fa: non mi vuoi portare in vacanze in Grecia? Guarda questo, guarda che qua il boom è finito, siamo allo Sboom! Ascoltato le sante parole del bassista degli Sboom, della band, Roby De Masi, che ci ha spiegato da dove viene questo nome, dal perché hanno scelto questo nome a questa band. Ma andiamo avanti con la registrazione di quello che è accaduto quella sera e andiamo a conoscere gli Sboom. Ci piace scandalizzare gli intellettuali, quelli che cercano i significati reconditi. Faccio la popò. C'è la città, e meno male perché volevo fossimo soli. È un rebus a vederla da qua, muoversi tra le camere e i suoi segnali, pensa a quello che vuoi. Come hai sentito il testo, sono due cose completamente, perché una parla di tu che sei uno straniero, l'altra parla di tu che sei a casa tua, però l'idea è la stessa, probabilmente sono un po' ossessionato. La base non è la stessa, posso rompere il cazzo? Cioè, non secondo è me no, ma non è che voglio tirare acqua al mio mulino, Marti, secondo me no. Non è uguale, perché una è a metà tempo dell'altra, te ne rendi conto che BPM è una è proprio, gli accordi sono diversi. Però pareggio ritorna... BPM, mettili uguali. E quando fa Dio dei venti, portami via. Allora dici sembra uguale, ma è un passaggio. Da dire due canzoni uguali per un passaggio, i Beatles li buttiamo tutti via. Insomma, ho fatto una canzone, la fate tutte. Così, non mi sembra a caso. Ma perché non l'hai ascoltato più di una volta?
perché li ascolti a distanza di tempo e quindi trovi te delle somiglianze che poi in realtà non sono così palesi. Di annoiare il pubblico, però sono contento di essere riconoscibile. Sono molti accordi, perché tutti questi accordi in una musica che deve essere reggae? Perché il reggae, per la mia ignoranza, ha pochissimi accordi. Perché abbiamo deciso di combinare questo rapporto adulterino, perché non è un matrimonio, è una cosa più sporca, tra la musica italiana, che ha tanti accordi, come sapete, e il reggae, che ne ha pochi. Perché ci piacciono entrambi i generi, però li volevamo proprio sposare, non volevamo tenerli separati. Quindi avete accomunato. Vogliamo dimostrare che c'è un ponte tra la Giamaica e l'Italia. Ok, quindi bello lungo e pieno di nebbia. È un triangolo: Genova, Giamaica. Si è ponente. La periferia. Anzi, ci spiace per Genova che rimane un po' fuori da Sestri, però facciamo il possibile perché? Cioè, perché dici questo? Non è vero. Non lo so, no, un po' fuori, nel senso che Genova vorrebbe diventare sestrese, ma non ce la fa. Ce la mettono tutta, però. Infatti, vedete tutti questi gruppi raghi genovesi. Vorrebbero essere di periferia, ma devi venire a Sestri per essere di periferia. Infatti, vedi che qua dentro. Perché è qua che si vive davvero, allora. Assolutamente sì. Il raghi è un genere di frontiera. Dicevi prima, dicevamo che facciamo musica che arriva dalla Giamaica, ma contaminata con la musica italiana. La nostra contraminazione si chiama Matteo Pori, perché il testo principalmente scrive lui. Lui è un cantautore genovese, di Sesti Ponente. Quindi noi ci mettiamo la musica. Cioè, tu c'hai la Giamaica dentro. Noi ci mettiamo la musica, noi ci mettiamo, diciamo, il calore, perché io non ho studiato mai niente di musica. Si vede, lo so, però mi diverto. No, però hai una buona sonorità, dai, esatto. Dei buoni ritmi. Suoni le congas tu? No, sono i bonghi di sotto. Bonghi. Le lascio sul treno momentaneamente, sono le congas. E che cazzo fanno sul treno? Diciamo che hanno preso il largo. Il grande viaggio. Questi pezzi non sarebbero mai venuti alla luce se non avessi conosciuto loro. Cioè, io li considero a tutti gli effetti una collaborazione, perché le persone hanno una chimica, no? Però perché questi testi così complicati? A me non mi piacciono i Modà, quindi il testo dei Modà non lo troverete mai. Neanche troverete un testo che parla di già, perché io non credo in Dio e comunque noi non siamo religiosi. Quindi è inutile che stiamo a fare i giamaicani che non lo siamo. Però rubiamo la Giamaica un po' di ritmi e ci mettiamo quello d'italiano che abbiamo. Il nostro non è reggae vero, come diciamo Ruzza, la Bon Mari. Il nostro è un reggae proprio, io sono così di dirlo, un reggae nostro, non per fare il pazzesco. È un dato di fatto, un reggae nostro, che abbiamo combinato, come diciamo prima, musica giamaicana con la musica italiana, con i tasti che schiamate insieme a noi. È un genere proprio, no, se proprio lo vogliamo definire, visto che bisogna definire le cose, è un reggae pop rock. È stato tutto molto più semplice, abbiamo messo insieme le nostre esperienze. Io prima di conoscerli mai avrei suonato reggae, vi dirò di più, mai avrei pensato di suonare reggae. È stato proprio così, un incontro direi fatale, accaduto, e abbiamo messo insieme le nostre componenti. Io non rinuncio al rock e loro stanno al gioco. Io non ascolto reggae, mi piace suonarlo, ma non mi piace molto ascoltarlo. Io non mi sento di rubare niente a nessuno, cioè cerco di essere il più possibile me stesso, quindi faccio l'italiano, non faccio né l'americano né il giamaicano. Faccio me, cioè, sono così, e anche nei testi mi conoscete, raga, parlo di me, quando dico mi dimentico le cose. È la verità. Cioè, non è che me lo invento. Viva con 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 viva
Parliamo delle cose che sono alla nostra portata. D'amore. Ci piace amare, ma non facciamo gli hippie perché non lo siamo. Ci piace amare le donne, perché a tutti, mica amiamo l'umanità, amiamo alcuni individui, cioè, che se lo meritano. Cioè, l'amore te lo devi meritare. Ma guarda, io la musica che ascolto è sempre stata, da fin da piccolo con i miei genitori, ascoltavo un po' mai per farti capire la musica reggae. Poi crescendo ho iniziato tutti i miei rocksteady, la musica giamaicana anni 60, 70, 80, partendo da rocksteady, che poi si è evoluto in reggae, rocksteady, ska, per finire a reggae. In Italia c'è questo Alborosi che è uscito da qualche anno, che sta facendo da padrone in Giamaica, fa produttore. Poi in Giamaica stanno uscendo questi nuovi ragazzi, Chronix, Prodotto Oggi, sono le nuove realtà giamaicane. E in Italia ci sono gli Spuma, ragazzi, c'è poco da dire. Prossimi concerti abbiamo il 24 aprile a Giardini Luzzati, sì. Sarà tra l'altro l'esordio con la nuova formazione, perché nel mente in tutti in questo anno, quant'è che sogniamo insieme ormai con gli Spuma? Dal 2011, quasi 5 anni. 5 anni, negli ultimi mesi, diciamo mesi, ultimo anno, c'è stato un cambio di formazione. Il batterista era Gabri. Adesso sono entrato il tarantolato Fabio, quindi stiamo lavorando. Lui sta lavorando molto, cercando di approcciare. Ci ha dato un nuovo input. Non sto cercando di niente. Si è inserito fantasticamente, sì, nel gruppo, esatto. E ci sta dando una marcia in più perché è molto bravo. Città del disco, diciamo, nel 2017. Ve lo promettiamo, ma no, prima. 2016. Dai, ma nel 2016 ce la facciamo. Forse, no? Nel 2016 promettiamo all'Italia, e io non sono Renzi, 12 canzoni fantastiche di reggae italiano scelte per voi. Non è detto che siano quelle che avete ascoltato stasera, perché adesso produrremo grandi cose. Ora che Fabio è entrato nel gruppo abbiamo una marcia in più e veramente vogliamo farvi divertire, lo dico col cuore. E spero che questa prima puntata di Backstage, cari amici, sia stata di vostro gradimento. Io vi aspetto sempre sul canale 173 del Digitale Terrestre, almeno per quel che riguarda la Liguria. Per tutti gli altri canali andate nella home di MA1 TV, per tutte le altre regioni, insomma, per scoprire quali sono i canali dove trovarci. Ma qua dietro di me sono scritti tutti, non so se avete voglia ora di leggerli, però andate sul sito, fate prima, secondo me. Io spero che la prima puntata di Backstage sia stata di vostro gradimento e mi ripeto, lo so, l'ho già detto. Vi aspetto sempre qui su MA1 TV perché con Backstage andremo a stanare tutte le band del mondo. Ve lo prometto. Un saluto da Martino Serra. Bye bye! Serata per Backstage con gli... Bombo clap! Ce la SIAE! Dove, dove? Aiuto, la SIAE! Scappa. Let me run again.